ci spostiamo proprio nella laguna perché dobbiamo farvi vedere dei volontari all'opera per cancellare i graffiti dei writers. Ieri era la giornata del Cleaning Day, vediamo. Come Roma, Firenze, Milano e le altre città storiche d'Italia, Venezia risponde alla chiamata dell'associazione antigraffiti per il Cleaning Day. Il nostro motto è no vandalismo, sì all'arte. In questo sottoportico, che è particolarmente imbrattato, 30 volontari del nostro gruppo Facebook, i nostri masini pubblici spendenti, si sono ritrovati questa mattina, aiutati da un restauratore, ci sono delle indicazioni su come intervenire, e stanno pulendo i muri, le cabine, la cabina delle coste, dai graffiti e dalle persone selvagge. La prima iniziativa spontanea di pulitura dei graffiti a Venezia era avvenuta nottetempo nel settembre 2011 ad opera dell'associazione venezia.com. Un manipolo di volontari aveva ridipinto a nuovo il muro del ponte con i tedeschi, uno dei luoghi fino ad allora più deturpati. Il seme piantato ha dato i suoi frutti, oggi a pulire un piccolo esercito internazionale, come mostrano le immagini girate da Stefano Soffiato. E da dove venite voi? È da Manchester, però è di Canada. Sono di Manchester. Voglio fare qualcosa per Venezia. Ho letto la nota questa mattina, attività, ho deciso di aiutare. Era presentare una bellezza dell'Italia, voler così dipingere i muri e coprirli da questa arte che secondo noi imbruttisce Venezia piuttosto che più artificiale. Se lo stesso amore e impegno per Venezia che hanno espresso oggi queste persone venute da tutto il mondo lo esprimessero l'amministrazione comunale e ogni cittadino veneziano osservano da venezia.com, la nostra città sarebbe splendente, mentre il fenomeno degli imbrattamenti sarebbe automaticamente ridotto se i residenti tornassero a popolare la città storica, evitando di lasciare le strade vuote di notte, rendendo più complicato il lavoro dei writers. Innanzitutto ci vuole la residenzialità e gli abitanti, tutto è gran parte la